L'Everest è diventata in pochi anni una delle montagne più ambite e scalate del pianeta, tanto che il governo ha dovuto aumentare i prezzi del permesso di scalata. Molti scalatori vuol dire anche molti più possibili incidenti, che naturalmente non mancano. Alcuni di questi incidenti sono ancora lassù. La prova? I corpi degli alpinisti congelati, in attesa di diventare tutt'uno con gli elementi. Alcuni hanno pochi anni, altri decenni, con storie che si tramandano tra gli alpinisti di passaggio al campo base, a 5.300 metri. Nessuno sa esattamente quanti corpi rimangano sull'Everest, ma ce ne sono sicuramente più di 300 oggi. Negli ultimi 6 decenni, gli scalatori sono morti durante le spedizioni sull'Everest, principalmente a causa di tempeste, cadute o mal di montagna. È molto pericoloso rimuovere questi resti dalla cima della montagna. Un corpo congelato può pesare oltre 100 kg. Portare quel peso extra camminando su crepacci profondi e tempo irregolare, quindi rallentando ulteriormente gli spostamenti, metterebbe ancora più gli alpinisti in situazioni pericolose. Gli 8.000 sono gli unici luoghi della Terra in cui è previsto e persino normale incontrare resti umani esposti lungo il cammino. E di tutte le montagne in cui gli scalatori hanno perso la vita, l'Everest probabilmente corre il più alto rischio di imbattersi in corpi, perché ce ne sono molti. Il più noto di tutti sono i resti di Tsengan Pailor, un giovane scalatore indiano, che perse la vita nel 1996. Per quasi 20 anni il corpo di Pailor, noto come Green Boots o Scarponi Verdi, si è riposato vicino alla cima al lato nord del Monte Everest, in una piccola cava. Nel 2006 un altro scalatore, David Sharp, si unì a Green Boots nella sua caverna, seduto, con le braccia intorno alle ginocchia in un angolo. Troverete il video di questa storia in questo canale. Hank Dory Sherpa, una guida alpinista dell'Everest, era un buon amico di Scott Fisher, una guida alpina che morì nel disastro del 1996 sull'Everest. Dopo la sua morte, il corpo di Fisher rimase in vista. Quando passi e vedi il tuo amico sdraiato lì, sai esattamente chi è. Fisher morì circa 8.300 metri, tra il colle sud e la cima dell'Everest. Cerco di non guardare, ma i miei occhi vanno sempre lì. Alcuni non sono in grado di continuare a salire. Nel 2010, Van Urk, uno scalatore dilettante dal Belgio, si stava facendo strada sul lato nord dell'Everest, quando ha incontrato una massa colorata sul terreno. Rendendosi conto che era uno scalatore, Van Urk si avvicinò rapidamente, desideroso di offrire qualsiasi aiuto al malcapitato. Fu allora che vide la borsa. Qualcuno aveva messo un sacchetto di plastica nero sul viso dell'uomo per evitare che gli uccelli gli beccassero gli occhi. Van Urk rimase scosso. Non era giusto arrampicarsi ulteriormente e festeggiare in vetta. Sono rimasto scioccato e sono tornato indietro subito. Il corpo di George Mallory fu trovato 75 anni dopo la sua morte, che avvenne nel 1924. Dopo una primavera insolitamente calda. Mallory aveva tentato di essere la prima persona a scalare l'Everest, anche se era scomparso prima che qualcuno scoprisse se aveva raggiunto o meno il suo obiettivo. Il suo corpo è stato trovato nel 99, la parte superiore del busto, metà delle gambe e il braccio sinistro, quasi perfettamente conservati. Era vestito con completo di tweed e circondato da primitive attrezzature da arrampicata e pesanti bombole di ossigeno. Questi sono solo alcuni dei corpi identificati sull'Everest, e ognuno di questi ha da raccontare una storia.